Consigliere Guidi, la situazione a Piazza Leonardo continua ad essere ovviamente disastrosa. I commercianti stamattina hanno deciso di serrare le saracinesche per continuare la loro protesta contro i lavori della piazza. Sì, disastroso anche dal punto di vista della sicurezza, perché quello che adesso i cittadini stanno chiedendo, che come dire, sono i veri attualmente vincitori di questa prima battaglia, è che vengano rimossi questi due cantieri, che sono cantieri per il momento inutili, perché hanno solo tolto dei basoli da terra, facendo come dire, un danno in prospettiva poi di una prima pronuncia del TAR che era appunto di sospensiva. Adesso noi come municipalità abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo ottenuto che la direzione parcheggi intimasse, invitasse più che intimasse i costruttori a eliminare almeno questi due cantieri in una prospettiva poi di attesa di quella che sarà la pronuncia del TAR. Comunque resta il fatto che su questa piazza l'attenzione è molto alta perché è una piazza particolare che ha al di sotto di questa piazza ben sei serbatoi di idrocarburi delle pompe di benzina preesistenti, ha un sistema fognario molto intricato, complicato, e quindi andare a costruire un parcheggio qui in questa piazza è comunque un'opera molto delicata e molto, diciamo, attenzionata da questo punto di vista. Quindi noi chiediamo a tutti gli organi di competenza di tenere ben l'attenzione alta su questa piazza perché che si faccia o no questo parcheggio si deve fare tutto in sicurezza. Grazie mille. Buongiorno per l'incazzato.it, siamo di nuovo a Piazza Leonardo, dove stamattina i commercianti hanno chiuso le saracinesche in segno di Come protesta. potete vedere, insomma. Ci sono, ovviamente c'è ancora attesa e c'è ancora molta, molta arrabbiatura. Come stanno procedendo le cose? Si aspetta il TAR, ma soprattutto si aspetta che venga messa in sicurezza la piazza? Allora, le cose ad oggi sono ancora quelle che vedete, ovvero sia ci sono ancora due semi. Non li definirei cantieri perché non hanno la dignità di essere chiamati cantieri, in quanto sono stati rimossi, penso, tra i 18 e i 20 basoli qua e lo stesso da quell'altro lato. Questo da 40 giorni a questa parte, nonostante ci fosse stato promesso che un lavoro di una trentina, una quarantina di giorni e che poi dopo il cantiere sarebbe stato rimosso. Questo sedicente cantiere sarebbe stato rimosso, posto di fronte con piccolo danno per quanto riguarda le attività. Noi sapevamo già che sarebbe stato, c'era un ricorso in atto, lo sapevamo noi, quindi lo sapeva ancora di più la ditta. E di fatto il giorno dopo che hanno aperto questi due cantieri è stato bloccato dal TAR, sono stati bloccati dal TAR i lavori. Voglio denunciare che all'atere di tutto questo c'è un dispositivo del sindaco che era chiaro, dove era impedito di aprire in contemporanea due cantieri nello stesso punto. Invece, nonostante questo, sono stati aperti questi due cantieri. Ora è facilmente visibile che comunque l'esistenza di questi due cantieri è inutile, in quanto con la sospensiva del TAR bastava le stesse 2 ore che ci sono volute per riaprire questi cantieri, per rimetterli a posto e ridare la piazza ai cittadini, ai commercianti, alla viabilità, fino a quando poi il TAR correttamente non si fosse espresso. E invece? E invece siamo qui ancora oggi a patire le conseguenze di un blocco che non c'è motivo, perché a dire della ditta, la ditta vorrebbe rimuoverlo, il comune vuole rimuovere. Io ho partecipato personalmente a 3 assemblee della municipalità in cui devo dire sono tutti, Anche il consigliere abbiamo sentito non proprio. solo il consigliere, tutti a favore, addirittura i consiglieri, ci sta su YouTube un video dove potete vedere dove i consiglieri dicono ma can se capisce, tutti lo vogliono fare e non si fa perché. E la domanda è, ho detto io ai consigli, non dobbiamo farla a noi, ma dovrebbe essere il contrario. Abbiamo registrato l'impotenza anche della municipalità, denunciata dagli stessi consiglieri. Quindi noi cittadini ci sentiamo ancora più frustrati al fatto che paghiamo anche questo servizio che non serve a niente, anche questo della municipalità. Mi dispiace dirlo, però è un fatto. Se la municipalità non ha neanche la possibilità di ripristinare un cantiere appena iniziato, cosa fa? Ha da mettere due lampadine. Queste sono parole anche degli stessi consiglieri. Ora, Certo. chiarito questo, noi commercianti che cosa ci rimane da fare? Durante un consiglio, come provocazione ma non tanto, io ho chiesto alla municipalità, ho detto ma se siamo tutti d'accordo, allora potrebbe essere un problema di carattere economico. Noi commercianti lo facciamo noi. Veniamo invece, trascuriamo le nostre imprese per un giorno, ci mettiamo con la caurella in mano e ci mettiamo a fare. Lo possiamo fare? Non lo potete fare. Quindi neanche si può fare. E allora mi sembra solamente che una situazione ridicola e risibile, che però non fa tanto ridere noi, che da 40 giorni
patiamo le conseguenze di questo. Tutti i commercianti della zona hanno una perdita intorno al 50-60% degli incassi. Il sabato e la domenica qua non c'è più nessuno, non si passa più per Piazza Leonardo. E poi la piazza veramente è messa non in sicurezza ma al contrario, perché ci sta problemi dal punto di vista della viabilità, dell'illuminazione, e poi di fatto se ne sta sprofondando. Bastate, guardi, lo vede là il marciapiede, si è affossato. Oltre che... è la sicurezza il problema. Sabato scorso davanti al mio bar c'è stato un pullman e c'era una macchina dove stava il signore qua, se l'è portata appresso perché non l'ha visto. Stiamo parlando di sabato scorso, cioè non è proprio un punto cieco. È un punto cieco là, così come lo è là, così come lo è a monte là. Ma poi il problema più grave è che noi avvertiamo l'inutilità di tutto ciò, stiamo pagando per nulla. Ci fosse un lavoro in atto autorizzato, e vabbè, potevamo protestare a suo tempo, ma questo nemmeno. Questo è quello che ci fa... Bisognerà aspettare ancora molto per il TAR, quando si pronuncerà definitivamente? Il 26 febbraio si pronuncia il TAR. Il 26 febbraio del prossimo anno si pronuncerà il TAR, e ci sta ancora il pericolo incombente che chiunque delle due parti abbia torto si rivolga al Consiglio di Stato con un ulteriore prolungamento dello stato delle cose. Quindi è un inverno difficile se non cambiano le cose. Più che difficile. Io sono nativo di Piazza Nazionale. Ho quell'esempio, ho quell'incubo davanti. Se la cosa si dovesse ripercuotere così, noi saremmo molti noi costretti a chiudere. Questo è. Quindi sono state abbassate tutte le serrande dei commercianti in segno di protesta. Come è iniziata questa? La protesta, noi abbiamo scelto il percorso istituzionale, partecipando alle assemblee e denunciando alla municipalità, come dicevo precedentemente, lo stato delle cose. Abbiamo raccolto la solidarietà della municipalità, che è stata una solidarietà morale ma non di fatto, e purtroppo a noi servono i fatti. No, notato che neanche la municipalità ci poteva stare a fianco, abbiamo deciso di riunirci in assemblea venerdì scorso. Anzi, venerdì devo denunciare che ho telefonato anche eravamo in assemblea presso il mio bar, tutti i commercianti, tutti presenti, chi per delega e chi fisicamente. Abbiamo telefonato a Walter De Maggio, al sindaco, e purtroppo non ci hanno ridato la linea, pur dicendo qual era lo stato delle cose. E siamo rimasti delusi anche da questo, perché sinceramente confidavamo in una possibilità di chiedere direttamente al sindaco del perché di questo blocco immotivato. Sappiamo anche che il sindaco è vomerese, quindi era un motivo di più per spronarlo. E invece non siamo stati neanche sentiti. E quindi è nata in quell'assemblea democraticamente questa iniziativa, che poi ha avuto questo sbocco. Grazie mille. Prego.